più strano e imperituro monumento a Edmondo De Amicis fu certo quello dedicatogli nel 1906 sulle Dolomiti. Due alpinisti pensarono di conquistare una guglia e battezzarla col suo nome. Ma la scalata riusciva impossibile perché la rocca da ogni lato opponeva le sue pareti a strapiombo. Bisognava giocare d'astuzia alla montagna. Non si lascia conquistare per roccia? La vinceremo per l'aria, progettarono i due furbi assalitori. Eccoli alla base della torre. Il primo dovrà salire sulla facile vetta vicina per lanciare attraverso la guglia la corda al compagno che la fisserà nella roccia. Con l'avanzare degli anni, quanta strada fece l'alpinismo grazie alla nuova tecnica. Le più ardite pareti dovettero arrendersi all'assalto dell'uomo e anche la nostra guglia si rassegnò ad avere la sua via per roccia. Come un ragno, l'uomo, appeso a quel filo, si avvicina a toccare la meta. Bisogna scendere. Fissata la corda, la lanciano nel vuoto e giù, con rapidi voli, a toccare le ghiaie.